Let's go. We see the hype outside, right from the house. Took it straight from outside, straight to the couch. We put the San Siro vestito a festa per questo match, atmosfera rovente sulle tribune, ancora pochi istanti prima del via. Con me c'è ovviamente Stefano Nava, che saluto, pronto per il commento tecnico. Torna lo spettacolo della Serie A con tutte le emozioni e i grandi protagonisti. Oggi in campo Inter e Udinese. Si è parlato molto nei giorni scorsi di questa sfida e vedremo come l'avranno preparata i due allenatori. Sarà fondamentale l'approccio. Un gol nei primi minuti potrebbe cambiare tutto e regalarci una partita giocata a viso aperto. Occhio a Romelu Lukaku, che può essere devastante lì davanti con la sua potenza, la forza fisica. Oggi vorrà continuare la sua personale collezione di palloni, bissando la tripletta messa a segno nell'ultima gara. Sono proprio curioso di vederlo all'opera. Può avanzare a spazio. Gran tiro! Hanno trovato il gol del vantaggio, vedremo come cambierà il match. Da vedere se proveranno a spingere per farne un altro, se magari si affideranno a difesa e contropiede. Le marcature con Eriksen, recupera il pallone. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi per il momento. 1-0 dopo i primi 45. Può appoggiarla a un compagno. Oh, Kaka! Si porta la più 2 con questo gol, un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri. Ora conducono per... Palla molto interessante. Alessandro. Occhio all'occasione per riaprire il match. E c'è il gol. Di mezzo lo svantaggio. Adesso tutto può succedere. C'è il tempo per farne un altro e pareggiarla. Occhio però, a non concedere spazi dietro. Risultato di 2-1. Prova a calciare, si porta la più 2 con questo gol, un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Magari non finirà così, non è profondo, pericoloso. Pallone importante per provare a riaprire la gara, una conclusione bellissima. Match davvero emozionante sul risultato di 3-2. Finisce la gara, tutti negli spogliatoi. Finisce. Siamo a Milano, San Siro, giornata meravigliosa, condizioni ideali per una grande partita di calcio. Amici di EA Sports, un saluto e buon divertimento da Piero Gipardo e Stefano Nava. Match valido per la fase a gironi della UEFA Champions League. Sfida che vede protagoniste Inter e Slavia Praga. Inizia il cammino verso la finale della UEFA Champions League. Prima partita che potrebbe dirci già molto sullo stato di salute di queste due squadre. Posso dire che una vittoria sarebbe il massimo, ma a volte va bene anche non perdere. C'era grande attesa per l'inizio di questa UEFA Champions League. Squadra in campo per questo primo tempo importante. Può colpire da lì. A metri per avanzare, prova a far partire il tiro. Impedito una rete sicura, l'attaccante era già pronto a esultare. 1-0 dunque, raccolgono i frutti di un'ottima prestazione fin qui. Stavano facendo un po' quello che volevano, troppo passivo l'atteggiamento della squadra avversaria. A vantaggio direi dure con questo gol, 1-0. Occasione importante per pareggiare. Attenzione, rete! Evidentemente erano ancora con la testa a festeggiare il gol del vantaggio, un calo di concentrazione che si è rivelato. 1-1, intervento tempestivo del difensore e l'arbitro dice che può bastare. I primi 45 minuti di gioco si chiudono sul risultato di 1-1. Lautaro cerca di bucare per il compagno, non trattiene, attenzione,
Lukaku, segna sempre Lukaku, freddo, lucido, quanto basta per metterla alle spalle del portiere. Care con i nerazzurri, ecco Lukaku, Lukaku! Vantaggio che comincia a farsi importante, due gol da recuperare, una per gli avversari, è ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro, anche perché oltre a tentare di sizzare la partita. Prima gara del girone che va dunque in archivio, primi tre punti per loro, risultato importante per la classifica e per... Milano si ferma, è il giorno della partita più attesa da tutti i suoi abitanti e non solo. È il giorno di Milan contro Inter, che si sfidano nel derby della Madonnina, partita da sempre sinonimo di grandi campioni ed enorme spettacolo. Qui con me Stefano Nava, uno che questa partita l'ha anche giocata. Ciao Pier, è il derby della Madonnina, eh? Sempre speciale per me. Una partita attesissima in città con giocatori pronti a dare il massimo per regalare gioie ed emozioni ai tifosi. Titolare del Milan, Gigio Donnarumma tra i pali, Simon Kjær in difesa con Musacchio, Rafa Silva in cerchio, occhio al contropiede, può andarsene, hanno chiuso nel migliore dei modi, una ripartenza da manuale, veloce, rapido, letale, contropiede perfetto. Con i nerazzurri dell'Inter, Eriksen, buona l'idea di Eriksen, occhio a Lukaku, si porta la più due con questo gol, un margine abbastanza rassicurante ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire, questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. Ducono per 2-0. Arthur, Arthur, ed è rete, palla in buca d'angolo e il portiere non può arrivare. Grande fiuto del gol, è riuscito a segnare infilando il portiere nell'angolino basso. E sta ormai Jesus Navas, arbitro che manda le squadre negli spogliatoi, punizione severissima, 3-0 dopo i primi 45 minuti. Magari non finisce una gara impegnativa, ma comunque alla loro portata, anche se dovranno andare fuori. Samu Castiglieco, un altro gol e adesso lo svantaggio è molto... metterla dentro. Bravo qui l'attacca. Brozovic, Lautaro, suggerimento interessante. Si porta la più due con questo gol, un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Adesso sul 4-2. Pallone importante per provare a riaprire la gara. E c'è il gol, e c'è il gol, sono ancora vivi, adesso potranno cercare la clamorosa rimonta. Hanno a disposizione tutto il tempo per completare la... Dal punto di vista realizzativo è veramente un grande spazio per andare. Prova, in porta, tiro murato. Lautaro Martinez, Lautaro Martinez, palla in rete. Non sembrano davvero avere pietà, sembrano volersi fermare, ancora gol. Risultato di 5-3, tanti gol. Ed ecco l'arbitro che fischia la fine della gara. Grande entusiasmo. San Siro vestito a festa per questo match, atmosfera rovente sulle tribune, ancora pochi istanti prima del via. Pierluigi Pardo e Stefano Nava di nuovo in vostra compagnia per raccontarvi lo spettacolo del grande calcio. Serie A pronta a prendersi la scena con questo match che dovrebbe regalarci davvero grande spettacolo. Sfida che vede protagoniste Inter e Lazio. Si è parlato molto nei giorni scorsi di questa sfida e vedremo come l'avranno preparata i due allenatori. Sarà fondamentale l'approccio, un gol nei primi minuti
potrebbe cambiare tutto e regalarci. Siamo a Lucas Leiva in mezzo al campo. Attacco con Joaquin Correa. Attuali molto vicine, eh? Entrambe le squadre faticano a imporsi. Brozovic! Hanno trovato il gol del vantaggio. Vedremo come cambierà il match. Da vedere se proveranno a spingere per farne un altro o se magari si affideranno a difesa. Dato a favore dell'Inter. Supera la... Correa! C'è tutto il loro orgoglio, il loro spirito di battaglia nel gol che vale il pareggio. Loro non mollano. Partita bellissima, equilibrata, combattuta. Nel senso che anche il pubblico... Grazie al gol dell'1-1. L'arbitro manda le squadre negli spogliatoi dopo un primo tempo equilibrato che si chiude sull'1-1. Palla interessante nello spazio. Occasione! È un gol che premia i loro sforzi, il loro gioco, la loro ricerca del gol che finalmente è arrivato. Vantaggio strameritato. Gol era. Con l'Inter che dovrà reagire. Sanno di non avere più molto tempo. Lukaku col tocco filtrante. Hanno pareggiato, avranno anche giocato peggio gli avversari, ma lo spirito non è mai mancato, Stefano. Possono addirittura provare il colpaccio, dai. Sono di nuovo in parità, davvero. Possono passare in vantaggio. E supera il portiere. E adesso sono avanti e cambia tutto. Tifosi in delirio. Potrebbero aprirsi nuovi scenari ora. Attendiamo la risposta degli avversari. Era la situazione di vantaggio. Si va. Triplice fischio e tutti negli spogliatoi. Finisce qui. Partita equilibrata, risultati.